Si è svolto ieri ad Alcamo, al Palagrimaudo di via Giovanni Verga, la manifestazione finale del progetto didattico sportivo nazionale Volley S3, la disciplina sportiva che presenta la stessa struttura del gioco della pallavolo: battuta, ricezione, alzata, attacco, muro e difesa. Il progetto, promosso dalla Federazione Italiana di Pallavolo in sinergia con la polisportiva alcamese Actor Polis e la direzione didattica del San Giovanni Bosco di Alcamo, è iniziato lo scorso febbraio e ha visto protagonisti i ragazzi delle classi quarta e quinta dell'istituto scolastico, che divisi in squadre sotto la guida di Giacomo D'Angelo hanno vissuto tutto il bello che solo lo sport può regalare. Questo progetto Volley S3 parte dalla Federazione Italiana Pallavolo. Siccome la scuola, dietro il nostro invito, ha aderito a questo progetto nazionale, ricevendo del materiale sportivo, palloni e altro materiale, allora la scuola per questa iniziativa ha voluto fare, dietro nostra spinta, nostro consiglio della polisportiva Actor Polis che rappresento, aderire a questo progetto facendo una convenzione. Quindi direi che è partita in forze, perché eravamo in piena pandemia, più di 1000 contagi c'erano ad Alcamo quando siamo partiti, quindi l'abbiamo messa lì sperando che si potesse fare. Le cose poi, come abbiamo visto, sono migliorate e da febbraio abbiamo iniziato a fare delle lezioni. Ecco, abbiamo dedicato questo progetto alle classi quarte e quinte della direzione didattica San Giovanni Bosco e le sezioni staccate di Vittorino da Feltre a Pietralonga. Abbiamo fatto un incontro al mese, una settimana dedicata al mese, e poi abbiamo fatto, appunto, come festa finale, che è quella che vedete, il torneo. Quindi ogni classe ha formato delle squadre, all'interno dei tornei ho una squadra per classe ha vinto, e oggi si sono sfidate le squadre vincenti per ogni classe. Se parliamo di inclusione, quindi qual è meglio dello sport, quindi per avviare all'inclusione? Considerazioni e emozioni finali di questo evento? Allora, dopo 2 anni di pandemia, e quindi ecco, rivedere bambini insieme, quindi che possono giocare, che possono manifestare, eccetera, quindi già è una gioia. E quindi ben venga, sperando che il prossimo anno sia migliore, perché quest'anno effettivamente è stato un anno con particolari difficoltà, abbiamo superato il migliore dei modi, però quindi speriamo lasciarlo alle spalle. Gaspare Brenati, assessore allo sport, qual è l'importanza di far praticare lo sport a dei ragazzi così giovani e la fortuna di avere ad Alcamo delle strutture che lo consentono? Non si tratta soltanto di importanza, è fondamentale far praticare lo sport soprattutto ai più giovani. Noi siamo contenti di queste manifestazioni e abbiamo aderito con entusiasmo all'invito del dirigente scolastico e dei professori interessati. Naturalmente l'amministrazione è in prima linea per lo sviluppo e la diffusione dello sport, soprattutto a livello giovanile, e per questo noi in questi mesi ci stiamo impegnando seriamente per la risoluzione di alcuni problemi agli impianti sportivi.